Comincio dalla pulizia dei gamberi. Via la testa, via il carapace. E poi con l'aiuto di uno stuzzicadente tolgo il filo interno e li tengo da parte. Mi occupo dei calamari. Stacco il ciuffo dal corpo. Attenzione a non sporcarvi, Un bel coltellino. Stacchiamo il ciuffetto. Via la penna interna. Tolgo la pelle. Un'ultima sciacquata. E il calamare è pronto. Il corpo dei calamari lo taglio ad anelli grandi così. I ciuffetti invece li tengo interi. Possiamo occuparci delle verdure. La zucchina la taglio a rondelle. Il peperone lo taglio a quadratini. Mentre la cipolla la taglio bella fine. Per condire calamari, gamberi e verdure utilizzeremo un pan grattato profumatissimo. In una ciotola aggiungo appunto il pan grattato insieme al timo, maggiorana, origano, paprika, una bella grattugiata del mix di pepi, scorza di limone e una presa di sale. Mescolo per bene e posso unire le verdure, i gamberi e i calamari. Una super mescolata, aggiungo un po' d'olio, un'ultima mescolata e trasferisco tutto in teglia. Per una grattinatura perfetta ti consiglio vivamente di non ammassare tutti gli ingredienti in teglia. Possiamo infornare in modalità statica a 200 gradi per 15 minuti. Passato questo tempo, alziamo la temperatura a 230 gradi e cuociamo per altri 15 minuti. Vi do un consiglio per un panino da portare in gita, magari in riva al mare. Una bella tartaruga. Rucola, burrata freschissima, il nostro pesce gratinato, un po' di succo di limone e chiudiamo. Gratinatura perfetta, gambero lo puccio e me lo mangio. Ah, buonissimo, buonissimo. Ciao ragazzi.